Buongiorno, buongiorno a tutti, buona domenica e buon San Nicola. Quindi oggi a cioccolato ma a posto. Avete fatto a chiosa, non è quello che ha creato ora, a basca stiamo bene. Allora ragazzi, come sapete oggi da oggi siamo gialli, quindi potreste anche venirvi a fare il caffè tranquillamente nel bar. Poi, come sapete, ieri si è giocata la partita, la decima di Serie A fra Juventus e Torino, derby di Torino. La Juventus ha vinto 2-1 col Torino. Allora, vi spiego semplicemente. Ormai siamo alla decima di campionato, più 5 di Champions. Io non vedo né grinta, né passione, né forza. Non corre nessuno. E chiaramente non c'è il gioco. Conte, Pirlo in panchina, poi fa un film La Mummia 3, non dà nessun tipo di come si dice, di entusiasmo ai giocatori. Tant'è vero che primo tempo inguardabile. Da meritarsi tutti un bel 3,5-4, tranne il portiere che ha fatto una bella parata su Zaza. Secondo tempo sufficienti, chiaramente. Ma scemo col pagellone, il pagellone di via Capellini, guagnè, dai, veloce. Szczęsny 6,5. Allora il Torino fa due tiri in porta, uno fa il gol e Szczęsny non può fare niente. E il secondo, che poteva essere il raddoppio, sull'uscita spericolata su Zaza, bella parata, quindi un bel 6,5 a Szczęsny. Però non è possibile che a Neu ogni termine meno mai pieno un gol, due tiri, un gol e una brutta percentuale. Quadrado, allora Quadrado, ci sono due Quadrado. Quadrado il primo tempo va dal 4,5 al 5,5, Quadrado il secondo tempo va al 6,5 per i due assist che fa per il gol. Però, tanto è vero che io durante la partita che mi arrabbiavo con Quadrado, quando scendeva al limite, cercava sempre il dribbling, faceva sempre la cosa sbagliata. Che io, diciamo la moffetta, castmaive, perciò non me ne metto il pallone, perciò non me ne metto, perché non faceva cross, quando lo facevo completamente sbagliato. Alla fine ha deciso di fare un paio di cross, ha fatto double cross e abbiamo segnato i due gol. Quindi Quadrado 6,5. De là è sufficiente, una buona prestazione, niente di che, anche una bella primo tempo, diciamo, quel contropiede del Torino, fatta una bella cosa De là. Bonucci come Quadrado, primo tempo da 5,5, chiaramente con il gol e una buona prestazione nel secondo tempo, gli do un bel 7. Danilo 5,5. Cure Danilo, è unito a destra, unito a sinistra, unito c'è, cure Danilo, 5,5. Al suo posto entra Alessandro senza voto perché non è che ha fatto un granché. E dove no, l'area amara, Kuluseski, 3,5, 20 anni, inguardabile, o sta sopra paese, o o non ha capito nulla, però vedete che nel momento lo venuto uscito. Quando ho chiesto, però non scioccato, ci si fa, non lo so. 45 milioni. Boh, dice che è forte. Vabbè, 4. Al suo posto entra il secondo tempo, Ramsey un po' meglio per Nualt, fa via 5,5. Betancourt sufficiente. Anche se il giornale continua a mettere 7, 7, 7, 6, sufficiente, perché lentissimo, lentissimo. Nesta è nudo. Rabiot 4,5. Fraid era Betancourt, centro campo, primo timbo. A trasino in do campo, la mezza e picco. Quindi, Rabiot 4,5. Betancourt 6, cioè tutte e due a cocchi da esce. Avvenimo dalla fine, entra McKinney per Rabiot, finalmente, cu da for, si è deciso, ha fatto trasare McKinney, ha fatto un pareggio, e
e si è visto che correva un po' di più, non che fe, no, correva, perché a volte serve anche solo correre e mettere la grinta e mettere la passione. Quello che non vedo a questa Juve, nessun tipo di grinta e di passione. Quindi McKennie 7, Chiesa sufficiente, guagnò, vuò fa, ma certo vuò si indestardisce atrás, sai, mette tutte le cristiane quando potrebbe tranquillamente mettere il pallone al centro. Quindi 6, Dybala è in un castimo dai siamo a 4 e mezzo, perché continua a scendere a centrocampo, continua a prendere palla. Gioca solo col sinistro e quindi se ne va sempre mezzo all'avversario, sistematicamente viene tolto il pallone. Ha un paio di occasioni, ma niente più. La punizione, non c'ha la forza nelle gambe, se vedi che guagna un man qualche cosa. Quindi 4 e mezzo, e devo dire anche Ronaldo lo stesso, 4 e mezzo che ha in Guagliatno. Ha provato un sacco di dribbling, viene tutto sistematicamente, lo va. Pirlo. Vedo 5 al 6, 5 era Pirlo, però con quei cambi che ha fatto alla fine, che diciamo che ha ribaltato il risultato, ha preso il voto in più, ma non più di 6 Pirlo, nel Simon Nende Cup, che ieri ha giocato con un piccolissimo toro. Il gioco di Giampaolo ieri era questo, pigliavo pallone, shooteva niente, come in seconda, terza categoria, e chi Belot e Zada con base, qualche contropiede. Se succedeva, succedeva. Si sono andati in vantaggio dopo 8-9 minuti su calcio d'angolo, ne cacca della difesa, e quella partita del Toro ieri, tutti in difesa, un pallone nel secondo tempo, quando è calato di densità il Torino, la forza, ha fatto qualche cant per andare ancora di cavolo 1-0 o a pian bacione, anche se ha detto che non meritava di vedere. Ma che si fa un punto nel pigmeo, caro Giampaolo. Mo' fatti un esame di coscienza, perciò vi ne sono erato niente. Vabbè, ragazzi, vi auguro un buon San Nicola, una buona domenica, abbracciate con la famiglia, volete bene, che do, stim, sem, come dico sempre, stiamo sott'oce. Ragazzi, da via Cappellini è tutto, ci sentiamo martedì sera per la partita di Champions. Va bene? Ciao Agnè, sappai che voglio bene.